torna a zampillare l'acqua sulle fontane del Palatino, una dimensione del rapporto con l'acqua che forse all'uomo moderno manca rispetto a quello che era il rapporto con l'acqua delle antiche civiltà. È proprio questo, nel senso che in questo recupero ci si mette quella cura e quell'attenzione, anche perché l'acqua è in ricircolo ovviamente, che era tipica degli antichi sull'acqua. Cura, attenzione, rispetto, che noi abbiamo un po' dimenticato perché ci sembra che l'acqua sia così talmente tanto disponibile che si dice che la risparmia fa. Invece è proprio il recupero di quella radice antica che lega gli uomini all'acqua e l'acqua al pianeta e anche al cosmo, che noi dovremmo, secondo me, recuperare questa sapienza privata. Di fatto lo si fa anche con questi progetti, poi c'è tutta l'irrigazione temporizzata e vaporizzata del parco, 70 ettari che vengono riconsiderati in un'altra maniera, direi che è una cosa molto positiva.